Cari ragazzi e ragazze, siete di fronte a una scelta molto importante per il vostro futuro e come dirigente scolastico dell'Istituto Professionale per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera mi rivolgo a voi oggi per farvi conoscere la nostra scuola che prende il nome da Caterina de' Medici, sposa di Enrico II, re di Francia, e nella prima parte del Cinquecento portò in Francia i piatti della cucina italiana e fondò una nuova tradizione culinaria di grande successo. Pensate che fu la prima a dividere i piatti salati dai piatti dolci e a introdurre l'uso della forchetta a tavola. Il nome di Caterina de' Medici dunque evoca civiltà, raffinatezza, grandezza della nostra cucina. Tutti i valori che la nostra scuola cerca di mantenere e diffondere attraverso l'insegnamento e la pratica professionale, non solo nella cucina ma anche nel servizio di sala e nell'accoglienza turistica che promuove il nostro territorio e le nostre specialità. Parliamo di cibo non solo nella nostra scuola in quanto piacere e bisogno fondamentale della vita, ma anche in quanto scienza, una scienza che tutela la nostra salute. Il nostro indirizzo professionale offre anche una solida base culturale nelle conoscenze dell'economia, del diritto, della lingua italiana, della storia e delle lingue straniere che sono particolarmente amate e promosse. Nella nostra scuola non si diventa solo ottimi chef, ma anche bravi cittadini, consapevoli, in grado di affrontare le sfide del mondo professionale e la vita futura. Vi aspettiamo dunque nella nostra scuola. Ho scelto questa scuola perché ho sempre avuto questa grande passione sin da piccola. Infatti spesso la domenica facevo i dolci con la mia famiglia, in particolar modo con mia zia, che mi ha trasmesso questa sua grande passione per la cucina. Bravissimo, bravo, sali. In terza media, arrivata alla scelta della scuola superiore, non ho avuto dubbi. E in questi 5 anni, grazie a quello che mi ha offerto questa scuola, posso confermare di aver preso la decisione giusta e ho capito che questo è ciò che voglio fare da grande. I primi 2 anni, cioè il biennio, permettono di conoscere tutti e 4 i settori, ma non sono comunque anni semplici, perché oltre alle classiche materie ce ne sono di nuove come alimentazione e diritto. Gloria, fare un po' di stretti. Con la specializzazione in pasticceria siamo partiti dalla teoria e da dolci basilari e semplici come impasti e creme, fino ad arrivare ad avere le competenze e le capacità per creare prodotti più complessi e sofisticati. Infatti alcuni di noi hanno avuto l'opportunità di inventare dei dolci nuovi, come per esempio io personalmente ho partecipato alla realizzazione di un dolce per un concorso scolastico. Oltre a questo, l'istituto organizza eventi e progetti nel nostro territorio, come cene e buffet a tema e di beneficenza, che permettono di mettersi in gioco e di fare i primi passi nel mondo del lavoro. Alla fine del terzo anno si fa stage, cioè un periodo in cui si va a lavorare in ristoranti, hotel o aziende. Può essere una grande opportunità di crescita personale e professionale. Ad esempio, ho avuto la fortuna di poter stare in un ristorante stellato ed è stata un'esperienza davvero significativa per quanto mi riguarda. In conclusione, consiglio questa scuola perché può dare tanti sbocchi per il futuro, sia per quanto riguarda il mondo universitario che per quello lavorativo, riuscendo a ricoprire una vasta gamma di settori e opportunità. Ricordo comunque che pur essendo una scuola professionale è impegnativa, in particolar modo la pasticceria è un settore dove servono precisione, metodo rigoroso e studio. Poi siamo una squadra, se fa male lo correggo, d'accordo? Non dovete aver paura tra di voi, eh!
pomeriggio, benvenuta. Buongiorno. Le attività di laboratorio di accoglienza turistica si articolano in attività svolte nel laboratorio informatico, quindi l'utilizzo del pacchetto Office per la creazione di menu ed Etlian con Word, Publisher o Excel. Inoltre, l'utilizzo di un software di gestione alberghiera per simulare una giornata al front office. Istituto Alberghiero, buongiorno, come posso esserle? Caratteristico del nostro istituto è il monteore dedicato alle attività professionali. Una materia presente già dal primo anno è il laboratorio dei servizi di accoglienza turistica. Nel corso degli studi si acquisiranno competenze linguistiche e si imparerà a gestire al meglio le necessità degli ospiti, grazie a un'ottima competenza comunicativa e di ascolto del cliente. Inoltre si impara a gestire tutti gli aspetti amministrativi in modo puntuale e molto preciso. Bisogna anche conoscere bene le aree e i servizi dell'albergo, in modo da poterli proporre al meglio al cliente. Bisogna anche coordinarsi con il resto del personale, perché il lavoro di squadra in questo settore è fondamentale per offrire un ottimo servizio al cliente. Il diplomato dell'articolazione di accoglienza turistica può intraprendere una carriera lavorativa presso strutture ricettive, porti, aeroporti, compagnie aeree o di navigazione, ma anche in agenzie di viaggio o come guide turistiche o museali. Mi chiamo Carlo e frequento il quinto anno all'Istituto Alberghiero di Desenzano. Ho scelto questa scuola perché ti apre subito le porte nel mondo del lavoro, ma dà anche una preparazione per continuare gli studi in università. Quando sono entrato in questa scuola mi hanno colpito le materie nuove, come diritto o alimentazione, in cui si approfondiscono in maniera specifica gli alimenti, insieme alle norme di igiene e sicurezza. Ma anche la presenza di due lingue straniere già dal biennio, in cui iniziamo anche a svolgere ore nei laboratori. Dal triennio, dopo aver scelto l'indirizzo, che iniziamo a lavorare seriamente, iniziando con ricette a base di prodotti regionali, fino ad arrivare in quinta, in cui cuciniamo le ricette scritte da noi alunni. In questi 5 anni, grazie anche all'esperienza di stage, ho preso il lavoro di squadra e imparato ad essere più responsabile e indipendente. Spero in futuro di diventare uno chef, grazie anche a quello che ho mandato a questa scuola. Sono Alessia e frequento l'Istituto Alberghiero Caterina de' Medici a Gardone. Frequento il quinto anno di Sala Bar. E ho scelto questa scuola perché ero interessata al settore della ristorazione
primi due anni, dal momento che si fanno tutti e tre gli indirizzi contemporaneamente, sia il settore di cucina che di sala bar che quello di ricevimento, ho avuto l'opportunità di capire qual era il settore più adatto a me. E così dalla terza in poi ho scelto di fare esclusivamente sala bar. Che si fa in terza, quarta, quinta solitamente, ho capito che proprio era quello che voglio fare e ho messo in pratica quello che ho imparato a scuola. Vi consiglio di fare questa scuola perché quando uscirete dopo la quinta avrete subito l'opportunità di lavorare oppure anche di andare avanti. Buongiorno a tutti, sono la responsabile dell'orientamento e degli scambi internazionali del nostro istituto ed è proprio di questi che vi vorrei parlare ora. La nostra scuola ha una lunga tradizione di scambi internazionali con Francia, Inghilterra e Germania. Questa tradizione è stata rinnovata recentemente in quanto siamo diventati collaboratori di due grossi programmi Erasmus che permetteranno ai nostri ragazzi di lavorare e studiare all'estero. In questo modo, la tradizione internazionale inaugurata dalla grande Caterina de' Medici rivive nella proposta del nostro istituto.